l'aperitivo a base di carciofo contro il logorio della vita moderna. Ripeschiamo nelle teche della TV uno spot passato alla storia anche per chi non era ancora nato. Calindri e il suo aperitivo nel bel mezzo del traffico, ora al logorio della vita contemporanea si aggiungono i T-Red, i semafori fototrappola entrati a sorpresa in azione a Pescara da sabato scorso, in grado di sanzionare i veicoli in caso di superamento anche millimetrico della linea con il rosso. Siamo stati in uno dei punti più trafficati di Pescara in corso Vittorio Emanuele. Ricordiamo le sanzioni, 6 punti di decurtazione fino a 666 euro. In città sono già 3 gli incroci dotati di questi impianti, a questi si sono aggiunti nuovi semafori. L'incrocio appunto tra corso Vittorio Emanuele, Piazza Italia, Piazza Duca d'Aosta e via Caduti del Forte, in tutte e 4 le direzioni di marcia, incrocio tra via Gabriele D'Annunzio e via Conte di Ruvo, intersezione tra via Primovere e piazza Le Lame. Semaforo con telecamera, ti sei messo in posa? Sì, mi sono messo in posa. Speriamo di no, perché vuol dire? Speriamo di no. Sai a quanto ammonta la sanzione? Sì, anche 6 punti sulla patente, 2,50, mi è già arrivato. Insomma, siete informati voi cittadini? Informate. Che il comune deve vedere dove prendere i soldi. E li prende col semaforo. Brava. Però è vero che non bisogna passare col rosso, bisogna rispettare. Sicuramente. Però purtroppo ci viene, è verde, mi dispiace. Non vogliamo fare una rapina, soltanto chiederle. Non so. Che ne pensi? Stamattina, di che cosa? Del semaforo con telecamera. Ma lo sa, sì. Sì, penso che possano essere utili, perché c'è gente che non rispetta assolutamente i semafori, le velocità, io penso che vada bene. Ma va bene, io sono di Montesilvano, quindi sono abituata, ho preso anche la multa, non mi aspettavo. Tutti hanno preso delle multe, almeno una volta nella vita. Quello sì, perché purtroppo l'arancione a volte è troppo veloce, va bene perché diciamo le persone sono un po' più corrette, ecco, perché spesso tagliano la strada e questo non è giusto, non va bene, può creare incidenti e altro. Però l'arancione bisogna rallentarlo. Ma un po' più di comunicazione, penso, ad avvertire la cittadinanza con un po' di anticipo, penso che poteva essere cosa buona. C'è una troppa sorpresa. Troppa sorpresa, sì. Vabbè, tutto sommato, se serve un attimino a garantire la sicurezza, perché no? Qualcuno però dice un po' a sorpresa sono stati attivati, senza preavviso per la cittadinanza. Beh, questo in realtà l'informativa andrebbe data, questo è evidente. Qui a Pescara le fanno di tutte pur di fare le multe, quindi non mi fa più effetto niente praticamente. E sono già incappato in tantissime multe, quindi sempre per la stessa cosa, perché poi conteggia anche il colore dell'arancione, mi hanno spiegato, quindi in base al colore poi effettivamente. Qui ti dicono dal comune se passi col rosso, cioè c'è una certa tolleranza all'inizio. Ma poi devi fare ricorso, ma poi se fai ricorso, se non va a buon fine devi pagare il ricorso. Buongiorno, come mai da queste parti? È semaforo con telecamera. Ah, capito. Sia attento, ma lei non se lo ricorda? No. Io da un po' di tempo faccio piano e guardo tutto, perché ho preso delle multe assurde, 5 km in più rispetto a noi, 200 euro, 300 euro. Nel senso che bene o male si è vista l'installazione, per cui insomma nel momento in cui sono installate ogni giorno poteva essere utile. C'è però una particolarità, ne parliamo con l'ex comandante della Polizia Municipale a Spoltore, nonché dirigente qui a Pescara. C'è una città italiana che non ha semafori, ma è vero? Certo, e la città è la città di Cattolica. Sul finire degli anni 90, penso nel 99, spensero l'ultimo semaforo e sono intervenuti con pedonali rialzati prima dell'incrocio, in modo da ridurre drasticamente la velocità a non più di 30 km ora. Lo conosce l'operatore Andrea Berardinelli? No, non lo conosco. È verde, deve andare, sia attento! Non